Questo è un tema che deve anche essere trattato senza troppo essere condizionati dalle contingenze del momento, perché è un tema molto delicato. Da Salvini che vorrebbe armare tutti i cittadini, a quello che si sente dagli Stati Uniti, dove i ragazzi possono andare in uno stato degli Stati Uniti armati a scuola. Io credo che la legittima difesa va disciplinata bene, perché ci sono casi in cui la persona che utilizza un'arma da fuoco deve essere adeguatamente tutelata quando è sottoposta a pressante e concreta minaccia, come accade, ahimè, purtroppo tante volte. Però cerchiamo sempre di ricordare che compete allo Stato prevenire i reati e non possiamo affidare gesta eroiche di difesa del quieto vivere civile a ogni cittadino. Quindi ogni caso va valutato concretamente, la cornice giuridica deve essere perfezionata e migliorata, come talvolta si cerca di fare, ma attenzione anche a come vengono descritte e raccontate queste vicende, perché non è uno stimolo ad armarsi, è semplicemente tutelare le vittime che certe volte si trovano in condizioni di poter non riuscire a tutelare se stesse o la propria famiglia se non fanno l'utilizzo delle armi, che in alcuni casi è giusto che vengano quindi scriminate nei loro comportamenti.